solo dare notizia di un'esperienza. È un medico che fa delle cose anche con i migranti, eccetera. Vabbè, insomma, sto in vari settori, non sono uno psichiatra. Però che cosa è successo? Durante il convegno contro le grandi opere, tenuto in un centro sociale gestito dai disoccupati organizzati PROS, che sono una realtà politicamente molto avanzata nel quadro napoletano e campano, si aprì il dibattito sulla malattia mentale, sulla sofferenza psichica, eccetera. E venne espressamente la richiesta da parte dei disoccupati di aprire un dibattito e un percorso sulla sofferenza mentale e il disagio mentale in relazione al disagio sociale. Allora, da allora, tra l'altro era presente uno psichiatra, non so se conoscete il professor De Notaris, che insegna all'università, che appunto presentò una critica molto feroce alla psichiatria, sia quella ufficiale che anche al movimento di psichiatria democratica, perché diceva c'è un meccanismo di potere che sicuramente non aiuta gli ammalati ma serve a costruire carriere, eccetera. Voglio darla come notizia perché non sono in grado di dare, diciamo, dei risultati compiuti. Comunque da allora, a margine del nostro attivo, è iniziato un percorso che ha coinvolto, interessante secondo me, e che andrebbe un poco valutato come proposta, un percorso che ha visto coinvolti gli studenti di medicina, gli specializzanti in psichiatria, questo docente e i disoccupati organizzati. Stanno mettendo a punto dei questionari, comunque hanno aperto un dialogo, specialmente tra l'università e il territorio. Specialmente hanno messo a fuoco questo tipo di problematiche e la cosa è venuta dal basso, da un settore di veramente grossa sofferenza sociale. Questo mi sembra importante, perché entra un poco pure nella nostra storia, no? Fa riferimento a dei soggetti sociali specifici. Con questo non sono in grado neanche di parlare di problemi specifici. Però la cosa che è stata strabiliante è l'interesse che non ci si attendeva, no, da parte di questi settori sociali verso questo tipo di problematiche. La denuncia dell'uso e dell'abuso di psicofarmaci e voglio dire anche la presenza di fenomeni drammatici rapporta alla vita carceraria, come diceva il mio che in qualche modo è connessa, che aveva sopportato l'esperienza carceraria facilmente era andato incontro a problemi di grossi dubbi psichici. Questo voglio dirlo, i risultati di questa esperienza sicuramente li renderò noti, può darsi pure che è un percorso che non porta da nessuna parte, però mi sembra interessante. Puntualizzare problemi sul tema, diciamo così, della scienza, la non neutralità. Così.